Anche oggi, grazie alla visione che ci hanno portato Monsignor Paglia e il Professor Palombi, abbiamo collegato tutta una serie di elementi fondamentali legati alla trasformazione in essere che riguarda la legge 33. Questa legge non solo rimodella il profilo sociosanitario assistenziale per la terza età, puntando anche alla domiciliazione del cuore, ma soprattutto mette le basi per una grandissima trasformazione culturale. Oggi, in particolare, grandi imprese come l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Ferrovie dello Stato, Cassa Depositi Prestiti, Poste, ma anche un ente come Fiaso hanno tracciato un quadro che diventa sempre più concreto, delle sperimentazioni che partono, una visione che da sperimentale diventa sistemica, è una trasformazione radicale che è in atto e che permetterà probabilmente al Paese anche di costruire un nuovo patto sociale in cui l'anziano riesce a portare valore a tutto il sistema socio-sanitario assistenziale.